Hanno preso il via il 1 agosto i saldi estivi, una data anomala slittata di un mese in seguito all'emergenza Covid che ha diviso il mondo dei commercianti. Pur essendo presto per fare un primo bilancio, abbiamo chiesto un commento a Giulio Felloni, presidente di Ascom Confcommercio Ferrara. Sì, siamo proprio all'inizio, come dice, d'altra parte saldi è una parola magica, nel senso che niente ha a che vedere con le vendite promozionali e altre tipologie di vendita diverse appunto dai saldi, e in un qualche modo dà un senso di sicurezza e di tranquillità al cliente, perché nei saldi, oltre al prezzo iniziale che il cliente sicuramente, il consumatore, ha visto durante tutto l'anno, c'è una percentuale di sconto che viene rigidamente applicata e quindi c'è la certezza, la trasparenza che in effetti sia un prodotto molto molto conveniente. I saldi sono partiti quest'anno, direi in maniera anomala, ma tutto quest'anno è anomalo e quindi si dice così per dire che sono partiti il primo di agosto, invece normalmente partivano a luglio. Devo dire che chi non ha fatto sconti precedentemente ha riscontrato anche un certo interesse da parte della clientela, soprattutto sabato mattina. Oggi, martedì, sono passati soltanto 2 giorni dall'inizio dei saldi, vediamo comunque la clientela particolarmente interessata, se non altro vengono a vedere, a controllare, a capire anche quello che potrebbe essere un'evoluzione futura dei matrimoni, delle cerimonie, della possibilità di incontro. Insomma, c'è una gran voglia di ritornare alla normalità e i saldi fanno appunto parte di questa grande voglia di normalità, appunto. Il presidente Felloni vede tuttavia nel nuovo periodo eventuali diverse opportunità per ripensare i tempi dei saldi durante l'anno. I saldi quest'anno vengono fatti anche con una concezione diversa rispetto al passato. Quest'anno rappresentano veramente un test per tutta l'Emilia Romagna, per la nostra città. Lo spostare i saldi da luglio ad agosto, al di là di quello che potrebbe essere una emergenza legata al Covid, potrebbe essere anche un sistema di continuare così per il prossimo anno. Vedremo come andranno le cose, anche in relazione ai saldi invernali, che in questo caso, invece che partire con i primissimi di gennaio, partirebbero con l'inizio di febbraio.